Ciao da Luci, oggi faremo insieme questo orecchino che mi avete tanto chiesto. Io ho fatto il primo ed ora tocca al secondo, quindi lo faremo insieme. Il materiale occorrente per creare questo orecchino è un ago da chiacchierino adeguato alla misura del filato che voi avrete scelto. Un filato, in questo caso io sto usando un cotone egiziano azzurro. Dopodiché serviranno delle perle di misura adeguata per essere infilate nei pipiolini e nell'uncinetto e un uncinetto con punta piccolissima, quindi un uncino piccolissimo che serve per infilare i pipiolini e le perle. Altro materiale che ci servirà saranno un anellino e una monachella. In questo caso, facendo coppia di orecchini, due anellini e due monachelle, quindi in totale 6 perle, orecchini e anellini e monachelle. Partiamo avendo infilato il nostro ago, facendo i primi 4 nodi doppi. Un pipiolino, quindi mettete il dito sull'ago e bloccate il vostro filato e continuiamo con 16 nodi doppi. Facciamo un pipiolino, sempre bloccando col dito il filo sull'ago ed andiamo a fare altri 4 nodi doppi. Tiriamo la codina in modo da lasciare pochissimo filo al di là della cruna, tiriamo il filo e ci infiliamo nel cappietto che rimane alla base della nostra lavorazione. Stringiamo bene, posizioniamo bene il nostro lavoro, quindi lo appiattiamo, lo sistemiamo e lo chiudiamo con un nodino di sicurezza. Dopodiché ci rigiriamo sul dritto del lavoro, posizioniamo l'ago al centro del nostro lavoro e facciamo 4 nodi doppi. 1, 2, 3, e 4. Ora andremo a fissare il nostro lavoro sul pipiolino che precede, quindi prendiamo il nostro uncinetto, entriamo nel pipiolino, tiriamo il filo e lo infiliamo sul lago di modo da bloccare il lavoro. Quindi andiamo a fare altri 16 nodi doppi. Facciamo un altro pipiolino e 4 nodi doppi. 1, 2, 3 e 4. Andiamo a chiudere di nuovo in cerchio il lavoro. Mi raccomando sempre di infilare l'ago nel cappietto finale, altrimenti non si crea il cerchio. Sistemiamo bene di nuovo il nostro petalo e chiudiamo con un nodino di sicurezza. Ci riportiamo sul dritto del lavoro e facciamo l'ultimo petalo, quindi 4 nodi doppi, 1, 2,
3, 4. Con l'uncinetto ci riagganciamo nel pipiolino precedente e lo infiliamo sul lago. Ed ora andiamo a fare 10 nodi doppi. Ora faremo un pipiolino un po' più grosso perché è quello dove dovremo infilare la perla e altri 10 nodi doppi. Per fatti gli ultimi 10 nodi doppi, andiamo a sfilare il lavoro e quindi a chiudere l'ultimo petalo. Mi raccomando, state sempre attenti che non vi si attorciglino i fili. A me in questo caso un po' si è attorcigliato, ma poi risolverò in un secondo momento. Andiamo sempre a fare il nostro nodino di sicurezza. E così abbiamo finito l'ultimo petalo della parte inferiore del nostro orecchino. A questo punto, se siamo sul dritto del lavoro, dovremmo avere, ecco, il pipiolino per agganciare la perla sulla destra. Quindi, cosa facciamo? Ora andiamo a fare l'archetto. Quindi non più un cerchio, ma un arco. Quindi posizioniamo bene al centro l'ago, al centro del nostro lavoro, andiamo a fare 4 nodi doppi. Ci agganceremo al pippiolino piccolo sulla sinistra, tirando sempre il nostro filo sul lago. Ed ora andremo a fare 16 nodi doppi. Pippiolino ed altri 4 nodi doppi. Ora il lavoro lo sfiliamo ad arco, quindi non ci infiliamo nel cappietto finale. Inarchiamo bene, tiriamo bene il filo in modo da sistemarlo e facciamo il solito nodino. Ora stiamo attenti ad essere sul dritto del lavoro. Posizioniamo il nostro ago sull'arco e facciamo 4 nodi doppi. Ora blocchiamo nel pipiolino precedente il lavoro. Ora andiamo a fare 10 nodi doppi. Ed un pipiolino che ospiterà la monachella e altri 10 nodi doppi.
un altro pippiolino che sarà quello che ci servirà per agganciarci al prossimo petalo e 4 nodi doppi. Chiudiamo il nostro lavoro in cerchio, quindi creando un nuovo petalo. Siamo bene, sistemiamo bene il tutto. Nodino di sicurezza. Facciamo in modo che il pippiolino grande rimanga sulla sinistra, perché è quello che ospiterà la monachella. Ci appoggiamo sul lavoro e facciamo 4 nodi doppi. Ci agganciamo al pippiolino precedente. Di nuovo 16 nodi doppi. Facciamo un pippiolino e 4 nodi doppi. Ci andiamo a chiudere il nostro petalo. In questo modo ricordatevi sempre di sistemarli bene, ben dritti, che siano tutti più o meno grandi uguali, e facciamo un bel nodino di sicurezza. Ora andremo a fare l'ultimo petalo. Quindi ci posizioniamo sul petalo precedente, andiamo a fare 4 nodi doppi. Ci agganciamo al pippiolino precedente per tenere fermo il petalo. Ora 10 nodi doppi. Ci Ora dobbiamo infilare la nostra perla. C'è un filino, eccolo qua. Quindi prendiamo la perla, la infiliamo sull'uncinetto, per quello ci serve un uncinetto molto piccolo. Agganciamo il pippiolino più grande con l'uncino. E con l'aiuto delle dita infiliamo la perla. Ora infiliamo l'ago all'interno dell'eccedenza di pippiolino, quindi il pezzo che esce dalla perla. In questo modo. Altri 12 nodi doppi. Ed abbiamo quasi concluso il nostro orecchino. Quindi andiamo a chiudere a cerchio.
Fate in modo che i fili siano tutti in ordine. Tirate bene. Posizionate bene la perla. Ed andate a fare un nodino di sicurezza, anche due, se vogliamo essere più tranquilli che non si sciolga. Ora taglieremo uno dei due fili, ovviamente quello attaccato al gomitolo, perché useremo lo stesso ago per andare a puntare una perla al centro dei nostri petali. Faremo la stessa cosa poi con la parte bassa del fiore. Vedete, in questo modo blocchiamo il filo. Nodino. E tagliamo. Il nostro orecchino è praticamente finito. Dobbiamo aggiungere poi una perla nella parte bassa. Anellino e monachella, ma come vedete i nostri orecchini sono finiti, mancano proprio soltanto gli ultimi tocchi di rifinitura. Io spero che vi sia piaciuto, questo orecchino è veramente molto semplice da fare e direi che abbiamo terminato. Spero vi sia piaciuto. E vi do appuntamento naturalmente al prossimo tutorial, spero ancora con dei bellissimi orecchini.